Guido Meda, ho 48 anni. Quello che si sa che faccio è il telecronista delle corse in moto. Poi in realtà prima di fare il telecronista delle corse in moto facevo il giornalista sportivo e mi sono occupato di un sacco di cose. Ho cominciato facendo la cronaca nera da galoppino e da abusivo. Mi ingarellavo con i cronisti dell'allora Il Giornale, diretto da Indro Montanelli, e finché un cronista del giornale in qualche modo si è accorto di me, si è accorto del fatto che ero sempre lì a rompere le scatole, piano piano ha iniziato a darmi qualcosa da fare. Oggi posso dire di avere un orgoglio, cioè essermi in qualche modo affermato, poi lo decidete voi, come giornalista sportivo, sostanzialmente senza essermi mai occupato di calcio. Secondo me non è facilissimo in Italia. Il primo ricordo legato al caffè si lega, io credo, un giorno preciso della mia vita, che è la mia altra vita, quella di quando ero ragazzino. Avevo una nonna non facoltosa ma appariscente, viveva in una villa meravigliosa del 600 sul lago d'Orta, un posto fantastico che ho ancora nelle narici e negli occhi, perché una casa vecchia con dentro della roba vecchia o antica ha un odore speciale, no? Un po' come il caffè, ha degli aromi che entrano e non ti escono più. E questa nonna molto austera ma molto buona, che sedeva a capotavola servita e riverita da un cameriere in guanti bianchi, alla fine del pranzo lei ordinava un caffè, e la nonna con l'ultima goccia di caffè che rimaneva sul cucchiaino, proprio una goccia, la rovesciava nella zuccheriera d'argento, la faceva girare, sai, come la valanga, no? La goccia di caffè attorno al quale si costruiva una sorta di caramellina di zucchero, ed era alla fine uno zuccherino che sapeva un po' di caffè. E lì ho capito che da grande il caffè mi sarebbe piaciuto, perché se quelle erano le premesse, il caffè era una figata. Io apro la mia giornata con un caffè a letto, questo è il primo posto, direi che per me è il posto deputato al caffè. Il caffè più significativo è quello, coincide con un momento, direi, d'amore, che è il momento in cui i bambini escono di casa per andare a scuola. Io invece vado un po' lungo col sonno, per cui loro escono, vengono, mi danno un bacio e mia moglie, che tendenzialmente a scuola ce li accompagna, mi porta a letto e me lo mette sul comodino, un caffè con uno sbuffo di panna montata dentro, proprio di quella spray. C'è un altro caffè nelle giornate di gara che è importante, che è il caffè che beve Valentino Rossi sempre dopo la conferenza stampa, sia dopo le prove che dopo la gara. Il caffè, quello, il pugno in faccia, proprio quello ristretto, quello lì gagliardo, secondo me è un po' Casey Stoner, no? Che era uno sempre un po' incazzato, però perché pigliava la moto, che meraviglia. Poi c'è, vabbè, il caffè espresso, il grande classicone, quello col colore un po' più ambrato, che resta di più nel tempo, che fa più fatica ad andarti via di dosso, che in fin dei conti è anche il più bevuto da noi, perlomeno quello è Valentino Rossi. Il caffè lungo è una cosa normale di cui bisogna in quel momento lì, fatta bene, dovizioso, pilota molto, molto regolare, senza dei picchi di aggressività, ottimo aroma, diciamo, quindi è dovizioso. Jorge Lorenzo, caffè macchiato. Carriera di Jorge Lorenzo, che è un fenomeno, è fatta un po' di alti e bassi, per cui la macchiolina io ce la metterei come quel piccolo fastidio che ogni tanto era emerso nel 2008 e riemerso nel 2014, lo rende un po' più debolino di come è. Poi se però la domanda successiva deve essere qual è quello che preferisci tu, io non ho dubbi, per cui per me caffè espresso Valentino Rossi.